Il nome scritto con le tempere colorate su un grande cartellone accanto a quello dei compagni, finalmente ritrovati. Le voci e le risate che animano un gioco nel cortile dell'oratorio, rimasto per mesi avvolto nel silenzio. Asili, campi comunali, oratori e centri estivi possono ripartire e già da oggi, anche in provincia di Como, c'è chi ha riaperto aule e cortili ai bambini dai 3 anni in su. Il sorriso di educatori e insegnanti è sempre nascosto dalla mascherina, ma dopo mesi di lontananza, l'accoglienza dei piccoli è comunque una festa e le tante precauzioni indispensabili per la situazione sanitaria non frenano il desiderio di ritrovare amici ed educatori. Rigide le norme da rispettare, dalle mascherine, obbligatorie per tutti gli adulti e per i bambini a partire dai 6 anni, alla pulizia delle mani e degli ambienti. I partecipanti alle attività dei centri estivi sono suddivisi in piccoli gruppi, ciascuno con un responsabile. In mensa, i piccoli utilizzano materiale monouso ed è rigorosa l'attenzione all'igiene nei servizi. Segni colorati a terra, nei corridoi e negli spazi comuni aiutano a far capire ai bambini come spostarsi nel rispetto delle regole. L'atmosfera, nonostante tutto, è di allegria e desiderio di stare insieme, mentre per molte famiglie la riapertura delle strutture per i bambini diventa anche un aiuto indispensabile vista la ripresa delle attività lavorative. Tra i centri che hanno già riaperto oggi, quelli organizzati da alcune scuole dell'infanzia di Cantù, tra i primi ad accogliere i bambini più piccoli. A Laglio il comune ha deciso di finanziare e sostenere le attività abitualmente organizzate in oratorio e questo pomeriggio, accolti da Don Maurizio Uda e da educatori e volontari, i ragazzi sono tornati a riempire gli spazi della parrocchia. Anche i bambini hanno sofferto un isolamento sociale, solo in parte attenuato dalle nuove tecnologie, che hanno consentito, seppur a distanza, di continuare gli studi, di confrontarsi con docenti, amici e conoscenti, sottolinea il sindaco Roberto Pozzi. Seguendo le direttive in vigore, è il momento di tornare a una parvenza di normalità. È tempo dunque anche di centro estivo, che pure quest'anno, con gli accorgimenti del caso, la parrocchia propone fino al 17 luglio.